Bernocchi, Cobas in prima linea in questa giornata di lotta, ma in piazza c'è veramente di tutto, segno che questa riforma non la vuole nessuno. Eh sì, abbiamo visto sei bandiere che non sono mai sfilate insieme. E questo significa che c'è un consenso complessivo nel rifiuto del disegno di legge. Mi pare che c'è una protesta plebiscitaria che si è già manifestata sia il 5 maggio, sia negli scioperi antinvalsi, nelle piazze oggi, perché ci sono una cinquantina di manifestazioni in tutta Italia, e si verificherà altrettanto forte durante lo sciopero di scrutini, che è già iniziato perché alcuni presidi hanno anticipato slealmente, diciamo, gli scrutini, ma li abbiamo già bloccati in tutta Italia e questo succederà nei prossimi giorni. Renzi ha preso uno schiaffone elettorale consistente, vede che c'è un'unità complessiva del mondo della scuola contro la sua cattiva scuola e contro questa idea folle di affidare le scuole a presidi padroni che assumono, licenziano, premiano, puniscono. Se fosse perlomeno intelligente, ritirerebbe il disegno di legge rapidamente e emanerebbe un decreto per la stabilizzazione, l'assunzione stabile dei precari. Vedremo cosa succede nei prossimi giorni. In Senato certamente la partita teoricamente ancora aperta, non vorremmo che passasse un pasticciaccio, cioè un compromesso a perdere in cui viene modificata qualche parolina, ma in sostanza il potere ai presidi e la non assunzione di tantissimi precari si realizzerebbe comunque. Noi vigileremo comunque nei prossimi giorni, è evidente che nei prossimi giorni saremo concentrati sullo sciopero degli scrutini, ma ovviamente seguiremo attentissimamente quello che succede al Senato.